Dopo il successo del campionato europeo di scherma, la spada internazionale torna a Napoli il 5 e 6 ottobre al Pala Vesuvio con il circuito europeo cadetti degli Under 17. In occasione degli ultimi europei che abbiamo organizzato sempre noi qui a Napoli al Pala Vesuvio, c'è stato un indotto conseguente a una partecipazione di 20.000 soggiorni, quindi credo che la città ne abbia tratto un beneficio. Sarà una bellissima manifestazione che ormai è diventata un classico del panorama europeo e noi ce la teniamo stretta come manifestazione. Avremo atleti del Qatar, atleti australiani e brasiliani. La competizione è stata presentata questa mattina in sala giunta con l'assessore allo sport e pari opportunità Emanuela Ferrante e porterà nel capoluogo campano 200 atleti pronti a sfidarsi per un posto in nazionale in vista degli europei e dei mondiali. È un atto dovuto prima dell'inizio dell'evento ricordare le vittime di Saviano e prima dell'inizio della gara osserveremo un minuto di silenzio. La federazione ha mantenuto la promessa, anche quest'anno Napoli è teatro di un evento internazionale importantissimo, soprattutto perché raccoglie i ragazzi che vengono da tutta quanta Europa, ancora al Pala Vesuvio, quindi diciamo ecco, e anche noi comune manteniamo la promessa che la strada per la capitale 2026 sarà costellata da tante di queste iniziative con le federazioni più disparate, ma anche evidentemente sarà piena di eventi e di iniziative che potranno e vorranno coinvolgere soprattutto i ragazzi della nostra città. Sull'impiantistica devo dire che c'è una grandissima sinergia e disponibilità del Comune per consentire sempre la migliore riuscita di questo genere di eventi. È chiaro che si può fare sempre di più e noi siamo qui al fianco delle istituzioni per fare sempre di più e sempre meglio.